Cari amici di Italian Fishing TV, eccoci ancora insieme per un importantissimo avvenimento, l'Italian Master, sulle rive del Canal Bianco, ma anche di altri campi di gara, tutti nell'area ravvicinata intorno all'Autodromo Internazionale di Adria. L'Italian Master è giunto alla sesta edizione ed è considerato un po' la classica di fine stagione. C'è curiosità anche per vedere come renderà il Canal Bianco, che ricorderete forse poche settimane or sono ha ospitato la finale del campionato italiano individuale, e in quella occasione ci fu davvero una resa veramente notevole sia in termini quantitativi ma anche di regolarità di questo campo di gara. Siamo alle ultime battute della stagione ormai per la pesca al colpo. Ricordiamo che qui si gareggia anche nella disciplina feeder. Per il feeder l'Italian Master è arrivato alla quinta edizione. C'è una partecipazione davvero numerosa, sono quasi 700 i garisti che assiepano le rive di questi canali. Vengono anche da fuori Italia, ci sono delle partecipazioni qualificate. Per quanto riguarda il feeder ci sono gli inglesi, che sono campioni del mondo, con il grande Tom Pickering. Nella pesca al colpo ci sono dei team ungheresi, polacchi, e c'è soprattutto la nazionale ceca, i fratelli Konopasek, campioni del mondo. In questo momento è iniziata la pasturazione pesante, qui siamo nella zona cosiddetta Fronte Chiatte, il campo di gara centrale del Canal Bianco classico. La stagione è veramente quanto di meglio si potesse sperare, un bel sole, c'è un po' di vento che qui non manca mai, e comunque andiamo a vivere insieme queste bellissime competizioni sia per quanto riguarda il colpo che per il feeder. Ferruccio, mi pare che insomma oggi questo Canal Bianco non sia particolarmente pescoso. Ma sì, forse sai, un po' la stagione avanzata, un po' questa aria di bora che è, cioè, abbastanza fredda. E sai, poi ieri è stato pescato solo in un tratto di campo di gara, quindi c'è anche il caso che il pesce si sia trasferito proprio dove è stato pasturato ieri. Forse sai, abbiamo ancora nella memoria le immagini della finale del campionato italiano, un'altra musica, eh? Sì, beh, chiaro, era un'altra stagione, il pesce era più in attività, ci sta, comunque il campo di gara penso che insomma, non è un campo di gara da trascurare, ecco. Senti, la marea com'è? Mi sembra che stia un po' tornando all'indietro, cioè la marea crescente. Sì, una marea crescente come era nelle previsioni, e dovrebbe raggiungere il picco intorno a mezzogiorno e poi calare, dovrebbe cominciare anche la corrente a defluire verso destra. E quindi qualche abboccata in più forse? Sì, penso di sì, perché di solito quando la corrente non va nel corso naturale, diciamo, il pesce è un po' più sospettoso. Senti, tu e Giuliano che cosa avete preso fino adesso? Ma abbiamo preso 3 o 4 bremette a testa, non tantissime effettivamente. Quindi aspettiamo il cambio della marea. Dai, speriamo che cambia la svelta. Thank you.
Ed eccoci con Gianluigi Sorti che pesca in coppia con Maurizio Fedeli. Allora, com'è la pescata oggi? Non un granché, Gianluigi? No, purtroppo no, forse la stagione o l'acqua che risale e quindi potrebbe esserci l'influenza del mare, l'acqua salata. Oggi purtroppo Adria non ci regala una bella giornata. Che cosa hai preso finora? Ho preso una decina di bremotti, una bellina e le altre da un etto e mezzo, due etti. Ti assicuro che non sei tra i più scarsi, eh? Speriamo. Come stai cercando di prenderli? Ma abbastanza fermo, appoggiato sulla pasturazione, innescando solo verde basso. Pasturazione come l'hai fatta? Terra e fuil. Un po' di pastura all'inizio, però ho provato a alimentare adesso, non mi sembra che renda molto, oggi. Senti, speri anche su che con il cambio della marea si muova qualcosa? Ci dovrebbe essere un picco tra poco. No, il picco arriva quando la gara è finita, per cui non abbiamo alcuna speranza. Vedo un po' ai box, che cosa è successo? Non è che mangia molto, eh? No, mangia pochissimo. Ho preso una decina di placchettine lì a Rubasier, ma pesci anche da 5 grammi. Questo canale sembra ben riparato, lontano dalle maree, però. Però non ci fanno gare. Il pesce non è abituato. Non è abituato, normale. Comunque approfittiamo di questa situazione di scarsa pescosità per domandare a un campione certamente molto esperto come Umberto Ballaveni come ti imposti, cosa cerchi di fare per indurre il pesce a una boccata, cosa stai pensando? Ma gli unici pesciolini che ho preso li ho presi con la Rubagien buttando pochissima roba e abbiamo fatto un fondo abbastanza importante noi sull'inglese pensando che comunque ci potesse essere un po' di pesca, invece... purtroppo non è così, ma è solamente il fatto che qui ci pescano, non ci pescano, perché io penso che se ci pescassero un po' di più, pesci ci sarebbero. Passata la metà gara abbiamo visto dapprima la classica sponda del centrale fronte Chiatte, una pesca come avete sentito anche dai protagonisti piuttosto scarsa, per la verità un po' più pescosi i primi settori, meno quelli più a valle. Ora ci siamo spostati in un campo di gara praticamente nuovo per le manifestazioni di alto livello. Qui siamo nel collettore padano, nella zona cosiddetta dei fili, dove agiscono alcuni settori della gara principale a coppie, e anche qui però la pesca è molto scarsa perché non è che non ci sia il pesce c'è, ma è poco sfruttato questo campo di gara. E come tutti sappiamo, i campi di gara poco battuti non sono molto pescosi. È un peccato però, perché è un campo di gara, come potete vedere, molto bello, molto comodo, assai simile ad Ostellato, dove stanno cercando di prendere qualcosa con le Rubesien, ma laddove la pesca è scarsa abbiamo visto che si prova anche con l'inglese. Qui dietro a noi c'è una delle coppie internazionali, la coppia magiara, composta da Silvasi, che ha vinto il settore nell'ultimo campionato del mondo a Radice, e Scendes. E adesso stiamo attendendo la seconda parte della gara e ci sposteremo anche nella zona di Piantamelon, dove, non dimentichiamolo, stanno agendo gli specialisti del feeder. Allora, ci avviciniamo silenziosamente a Jacopo Falzini, un agguato all'indiana, nella speranza di sentire buone notizie, perché qui, Jacopo, nessuno prende nulla.
Ma si prende tutto il sole, oh, Stefano, non è mica poco oggi. Aspetta, no, l'ho lisciato. Eccolo, eccolo, vedi? Guarda, quando arrivo io. Era un miraggio. Sì, c'è anche da dire al tuo attenuante che mi sembra che in questo canale la visibilità non sia il massimo, con questo sole davanti, ah, vero? È perfetto, forse era un miraggio davvero. Sono più tranquillo. Che cosa hai preso, Jacopo? Ho preso 7-8 pesciolini. Sì, però siamo nel settore esterno, qui vedo che dalla parte verso l'esterno prendano i terminali, prendano. Bagno fini, come si comporta? È tremendo. Si comporta bene. Porta bene. Mamma mia, da spettacolo. Da veterano. Sì. Senti, la pesca com'è? Verde vaso? Ma si sta pescando molto leggero, ha appoggiato pochissimo, a filo fondo con un amo del 22, il filo sottile e un verde vasino. A vedere se si riesce a prendere qualche placchettina. Abbiamo qui il fresco campione d'Italia, Mario Casale, della Fratelli Campana Subertini, che pesca in coppia con il Segugio Lombardi. Come va, Mario? Qui è un po' diversa dal Mincio, eh? Molto diverso, c'è stata una buona prima ora con un 7-8 pesci, adesso è veramente difficile, non mangia più niente. Abbiamo provato su tutti i tiri, da corto anche sull'altra sponda di là, ma non ci ha dato nessun tipo di risposta buona. Ci siamo spostati nella zona di Piantamelon, che è diventato ormai un classico per il feeder. Ricordo che a inizio stagione qui si svolse anche il Memorial Pasinetti e comunque anche qui la zona, come vedete, è fortemente battuta dal vento, ci sono delle forti onde, c'è una marea crescente che non ha aiutato la pesca, che non si è rivelata anche qui molto proficua. Si vede qualche cattura qua e là, qualche brem, qualche siluro, qualche pesce di taglia, però non c'è una continuità come in altre occasioni. D'altro canto siamo a fine stagione e forse non c'è da pretendere di meglio. Adesso comunque sentiremo alcuni dei protagonisti della sezione feeder. Immagino che tu abbia preso un sacco di pesce. Ho preso un sacco di pesciolini, tutti robina da 30-40 grammi, finché l'acqua era ferma. Penso di averli pescati anche bene. Però oggi i siluri hanno fatto da padrone anche oggi in questo settore. C'è chi ne ha presi due, chi ne ha preso uno e salta tutta la classifica. Certo. E allora è una rabbia da matti. Un'esperienza comunque importante questo Italian Master. Sì, questo è veramente un trofeo importante, perché c'è tantissima gente, tutti malatissimi di feeder, per cui vedo con piacere che comunque il feeder ormai in Italia ha preso la grande, per cui è stato un piacere e un onore partecipare. Poi la gara è andata come è andata, non sempre si può vincere. Un applauso per Bertaccini, Monti, Gentilini e Marini, che compongono la squadra delle Aquile Colmich di Forlì, che ha vinto la sesta edizione dell'Italian Master per la pesca al colpo. Ed eccoci con i vincitori di questo sesto Italian Master, le Aquile Colmich di Forlì, che hanno concluso con un terzo ed un primo. Sentiamo intanto i loro nomi. Thomas Bertaccini. Gentilini Gianluca.
avete fatto voi il terzo, dove eravate? Eravamo in Canal Bianco, terza, quarta zona. E avete preso? 12.600 di brem. Una bella pescata. Sì, dai. Deve essere stato un settore pescoso il vostro, se fate il terzo con 12.000. Sì, uno dei pochi pescosi. Allora Monti, voi un po' di fortuna l'avete avuta, diciamo la verità. Sì, molta, a sorteggiare la mattina con un bel esterno nella zona dei fili. Bene, e congratulazioni ad Aquile Colmic che riescono a iscrivere il loro nome nell'albo d'oro di questa prestigiosa manifestazione in precedenza vinta da società di primissima grandezza. Sì, molto soddisfatto perché abbiamo cambiato location quest'anno dopo 5 anni. Da Ostellato siamo venuti in questo territorio ricco di acque, di canali e di pesci. Quindi, caro Stefano, ci sono le premesse perché questo appuntamento di fine stagione possa diventare un qualcosa di classico e di duraturo.